L'unica risposta da dare al governo Meloni è lo sciopero. Noi lo faremo a Napoli, in Campania, uno sciopero regionale di 8 ore, venerdì 16, per essere in piazza insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, ai pensionati, alle famiglie, per dire che questa è una manovra iniqua, che non risponde ai bisogni del Paese, non risponde al mondo del lavoro, non risponde a quello che sta avvenendo e alla crisi strutturale, di una crisi che vede oramai attanagliare il mondo del lavoro e le famiglie e vede attanagliare il Paese e una parte di questo Paese che è il Mezzogiorno. Inflazione a doppia cifra, aumento dei costi, un PIL che decresce del 0,5 punto percentuale per la Campania. Noi pensiamo che bisogna avere interventi strutturali e che lasciano intravedere anche le riforme che saranno poi oggetto di un grande confronto e di una grande mobilitazione oltre quella del 16 con il sindacato. Riforma del sistema fiscale, difesa ovviamente dei diritti, difesa del potere d'acquisto, sistema e meccanismo di rinnovo dei contratti nazionali che tengono davvero conto di quelli che sono gli aumenti e quella che è la crisi non solo economica ma sociale che sta attanagliando la nazione. La regione Campania è in debito di risposte sul mondo produttivo, sull'apparato industriale, manca un'idea comune, una sola direzione, perché queste crisi del manufatturiero, dei servizi e di settori strategici in Campania non hanno da parte del governo un'idea compiuta e una politica complessiva. Noi chiediamo un'agenzia per lo sviluppo e lo chiediamo perché sia la cabina nazionale